I chiodi fissi del Movimento 5 Stelle da sempre sono trasparenza e merito. Così quando ho arrivato alla Farnesina come sottosegretario mi hanno dato la delega alla legge 948, ovvero una legge che determina l'assegnazione di fondi agli enti che si occupano di ricerca sul campo della politica estera e internazionale, e ho subito cercato di capire come funzionava l'erogazione di questi fondi. Beh, ho scoperto cose interessanti, ovvero ad esempio che la concessione di questi fondi, e parlavamo di 800.000 euro all'anno, era attribuita a fondo perduto dal ministero in una lista predeterminata di possibili beneficiari, sostanzialmente al di là dei quali non si poteva fare nulla e paradossalmente in certi aspetti anche al di là del merito. Mi spiego, la lista era una lista, come dicevo, predeterminata, dove la politica aggiungeva o toglieva a suo piacimento dei nomi. Vorrei subito dire una cosa: qui non c'entra nulla il classico tormentone dell'amministrazione, qui è proprio la politica, perché questa era una lista di enti, ce ne sono alcuni, ad esempio lo IAI, l'ISP, il SIOI, alcuni di altissimo merito, come ad esempio questi che ho elencato, ma tantissimi altri di chiara attinenza politica. C'è il CESPI, c'è l'Aspen Institute, ma tanti e tanti altri. Allora, tutti si aspettavano, una volta arrivato alla Farnesina e avuta questa delega, che anch'io avrei fatto come nel passato, cioè avrei tolto i nomi scomodi e avrei messo istituti vicini al Movimento 5 Stelle. Supposto che questa idea stessa mi fa rabbrividire, perché gli istituti di ricerca devono essere per loro natura liberi e indipendenti, ma è una cosa che chiaramente non è nelle nostre corde. Così dalla prima manovra, quello che ho provato a fare, ho realizzato, ovvero A. Abbiamo cancellato del tutto questa lista. B. Abbiamo fatto in modo che questi finanziamenti da 800.000 euro partizionati ovviamente, fossero assegnati per bandi pubblici. Quindi d'ora in poi qualunque istituto voglia prendere dei soldi per sviluppare ricerca per la Farnesina lo farà secondo un bando pubblico, prima per scrivere il quale abbiamo chiesto parere addirittura all'Ente Nazionale Anticorruzione di Cantone. Aggiungo che abbiamo fatto una cosa molto interessante, secondo me, che dovrebbe essere bella da sapere per tutti voi: ho riservato di questa quota il 20% circa per istituti sotto una certa soglia, ovvero con dei criteri di istituti ovviamente più giovani di età, ma anche di fondazione dell'istituto. Perché? Perché altrimenti continuiamo ad alimentare soltanto i 3-4 grandissimi istituti, che ovviamente hanno la capacità e il merito, per carità, di prendere più progetti, ma non facciamo crescere nulla di nuovo. Invece per me era fondamentale dare a giovani ricercatori la possibilità di dire anche la loro e di creare degli istituti validi e soprattutto anche per il futuro, di avere un po' di diversificazione. L'abbiamo fatto già dalla prima manovra. La cosa bella è che questi fondi ora verranno erogati secondo una direzione tematica data dal Ministero degli Affari Esteri con il Parlamento, quindi con le commissioni, con bandi pubblici e soprattutto tutto in trasparenza, e quindi avrete modo di vedere per singolo istituto e per singolo progetto che fondi hanno avuto e come li utilizzano. Con il Movimento 5 Stelle al governo e anche alla Farnesina è finita l'era di figli e figliastri. Per noi tutti devono avere le stesse opportunità quando si parla di fondi pubblici.